Al momento non è noto cosa siano esattamente i frutti del diavolo, come siano stati prodotti, da dove provengono o esattamente come funzionino. Alcune leggende interne al mondo di One Piece affermano che i frutti del diavolo sono maledetti dai diavoli del mare, mentre altre affermano che i frutti sono posseduti e animati da veri e propri diavoli che combattono tra loro se si avvicinano troppo, sebbene quest'ultima sia in realtà poi stata smentita dalla scienza del mondo di One Piece. Ciò che si sa è che i frutti, come elemento di lore, esistono nel mondo di One Piece da almeno 800 anni. Pensiamo per esempio al frutto del tempo di Toki o banalmente al frutto di Nika, ingerito in passato da Joy Boy. Persino il più grande scienziato del mondo, il dottor Vegapunk, non ha concretamente idea di come questi siano nati. Tuttavia, teorizza che i frutti del diavolo siano una manifestazione della possibilità dell'evoluzione umana, con tutti i diversi poteri che quindi rappresentano i molti rami per il futuro dell'umanità, portate all'esistenza dalla speranza, dal desiderio dell'essere umano stesso. Quindi pensieri sulla falsariga del se solo potessi fare questo, oppure se solo potessi essere così. Vegapunk, insomma, afferma che coloro che possiedono i poteri esistono in diverse dimensioni immaginarie immaginate da altri prima di loro. Tuttavia, secondo Vegapunk, coloro che esistono in questo stato innaturale sono detestati dal mare, che lo scienziato stesso descrive come la madre della natura, e quindi diventano incapaci di nuotare come punizioni di questa entità più o meno divina. Ora parliamoci chiaro, non si sa quanto della teoria di Vegapunk sia vera, però è un dato di fatto che il consumo dei frutti del diavolo va a alterare il fattore di lignaggio di una persona, e quindi questo garantisce loro dei poteri soprannaturali tanto quanto la perdita delle forze se immersi in acqua piena di pirobloina. Arrivando nel merito degli ultimi capitoli del manga, è interessante notare come la tecnica della distorsione del futuro di Bonnie segue praticamente lo stesso concetto della teoria di Vegapunk. Da una parte, Oda con il potere di Bonnie gioca e si diverte, basta pensare al fatto che ha preso un concetto dell'SBS che gli piaceva fare da anni e lo ha riproposto come potere del personaggio. Nello specifico, è fin dal 2018, quindi 6 annetti, che nell'SBS metteva possibili evoluzioni future dei personaggi della propria opera. In questo senso, il potere di Bonnie è per Oda l'occasione di rendere canonici dei design che evidentemente lo divertono e che vuole disegnare nel proprio manga. Però naturalmente questo sviluppo del potere lascia spazio, insieme alla definizione di Vegapunk, a ben altri risvolti e power-up. Come abbiamo detto anche nel video commento a caldo del capitolo 1118, Bonnie può trasformarsi in qualunque versione ipotetica di un suo futuro, come fosse un what if. Quindi, cosa accadrebbe in un futuro in cui ho mangiato il frutto rogue dell'elettricità? E in quello in cui ho ingerito il frutto del magma? E in quello in cui ho sviluppato il re conquistatore? E, come da capitolo, nel futuro in cui ho i poteri di Nika? Naturalmente questa sua capacità ha un limite e Saturn lo spiega con dovizia di particolari. Mentre il frutto consente all'utilizzatore di trasformarsi in qualsiasi futuro purché possa immaginarlo, più l'utilizzatore è consapevole della realtà che lo circonda, più ristretta diventa la possibilità futura. Questo vuol dire che se Bonnie sa che il frutto del magma ce l'ha a Kainu, allora difficilmente lei riuscirà a trasformarsi in una sua versione futura in cui i poteri del magma, perché quel frutto è in mano da Kainu e lei lo sa. Però, a questo punto, vista questa spiegazione e visto questo limite, com'è possibile ciò che accade nel 1118? Com'è possibile che Bonnie si sia riuscita a trasformare nel risveglio del frutto di Nika? Bella domanda, ma non senza risposta. Bonnie riesce a bypassare quel limite in un modo che, da una parte, lei stessa non può comprendere al momento, e d'altra parte, con una possibilità che lo stesso Saturn non aveva neanche considerato. E questo escamotage, secondo me, può essere visto come un brillante utilizzo di un potere per esprimere un concetto tematico. Quindi in questo caso io ci vedo un Eiichiro Oda che sceneggia in maniera interessante, quantomeno. Il futuro ipotetico di Bonnie mostrato a fine capitolo 1118 non è lei che si vede possedere il potere del frutto del diavolo Hitohito modello Nika. È Bonnie che proietta se stessa in un futuro ipotetico basato unicamente sulla sua fede religiosa. Lei, quando si trasforma, non dice che vuole essere Luffy, non dice che vuole essere Joy Boy, lei dice che vuole essere come la descrizione del suo protagonista biblico, e come un religioso cristiano che dice di volersi comportare come Gesù Cristo.
Mica è il protagonista dei racconti messianici che i Baccani si sono tramandati nel corso dei secoli. E Bonnie conosce la figura religiosa di Mica. E in effetti Mica non è altro che il protagonista di una mitologia poi diventato frutto, tanto quanto il drago azzurro, la fenice araba, il Buddha e tutti gli altri zoan mitologici. Mica non è una persona vera, è un mito incarnatosi in frutto. Qualcuno, al momento della creazione dei frutti del diavolo, ha desiderato diventare come Mica, come il protagonista di quella mitologia, e quel frutto si è poi generato. Quindi, quello che Bonnie fa è prendere il protagonista della sua religione e diventare esattamente come lui. E se il potere di Bonnie si indebolisce attraverso i dubbi e le consapevolezze, quindi se non può trasformarsi in magma una volta scoperto che quel frutto ce l'ha Kainu, di contro la fede cieca non ha limiti e non ha debolezze. Fintanto che lei crede che Mica è una storia reale, finché rimane come personaggio una religiosa ipercredente, allora Bonnie può trasformarsi nel pieno potere di quella storia che le hanno raccontato e quindi può fare tutte le cose che il Mica dei racconti dei Baccania poteva fare. Per questo quando Bonnie si trasforma ha anche il battito cardiaco coi tamburi della liberazione, perché nel mito che lei conosce, Mica possiede quel battito. Possiamo insomma dire che il frutto di Bonnie è così potente solo perché è Bonnie stessa ad averne i poteri. L'avesse ingerito un'altra persona non sarebbe così rotto come potere. Bonnie, in primo luogo, è una bambina di 12 anni, ed è chiaro che l'immaginazione di un bambino è ben più forte e fervida di quella di un adulto. Gli adulti, che conoscono molto di più la crudeltà del mondo e sono più cinici, hanno meno spazio per lasciarsi cullare dall'immaginazione. In tal senso, il potere di Bonnie è la perfetta allegoria dell'adolescenza, dove tutti i ragazzi hanno modo e capacità per essere qualunque cosa vogliono fare in futuro. Sono ancora una tela bianca su cui scrivere ciò che devono essere, ciò che possono essere. E non è casuale questo potere inserito in un'opera come One Piece, perché One Piece è una storia che viene pubblicata su una rivista, il cui target sono gli adolescenti. One Piece lo leggono anche gli adulti, è ovvio, però il target della rivista, il target principale cui la storia deve ruotare intorno, sono gli adolescenti. Un lettore in target con One Piece proietta su Bonnie le proprie aspettative e i propri desideri. Si convince che se lavora sodo e che se ci crede fermamente, può poter fare qualunque cosa, riuscirà in qualunque intento. One Piece è un viaggio di formazione tipico delle letture adolescenziali, è un potere come quello di Bonnie. Inserito in questo momento narrativo, serve proprio a quello scopo. Parlando ora direttamente a voi che mi state ascoltando in questo momento, per come la vedo io, probabilmente se non vi piace questo risvolto di trama è perché non siete in target con l'opera. Oda, con la scena finale del capitolo 1118, non parla a noi adulti, parla ai ragazzini, è evidente. La protagonista della scena ha 12 anni. E non a caso quella scena è tra l'altro la chiusa perfetta per la parabola del flashback di Kuma e di Bonnie stessa. Eiichiro Oda ci mostra un Kuma consapevole che Mica è una mitologia, un personaggio messianico in stile cristianesimo che si comporta in un determinato modo. E Kuma, da grande credente, cerca di comportarsi esattamente come Mica avrebbe fatto nel suo caso. Aiuta le persone, cerca di portare il sorriso nei malati, cosa che guarda caso è un classico dettame del cristianesimo. Comportati come Gesù farebbe, ecco quella cosa là. E Kuma si comporta come farebbe Mica quindi. Il personaggio di Kuma fa questo e trasmette questo poi a Bonnie, che a quel punto arriva alla chiusura del suo personaggio, arrivando a fare letteralmente quello che il padre adottivo voleva facesse. Lei può comportarsi come il protagonista della sua Bibbia, lei può letteralmente trasformarsi in Mica grazie al potere della fede. Seppur il flashback di Kuma a me non sia piaciuto perché è un martellare incessante di disperazione senza respiro narrativo, senza il tempo di approfondire questa disperazione con attimi di distensione, senza insomma dare al lettore il tempo di metabolizzare gli eventi, la naturale evoluzione di quella narrazione è Bonnie che si trasforma totalmente in Mica. E in effetti per tutta Egghead noi abbiamo visto il personaggio di Bonnie cercare di trasformarsi in Mica, ma la disperazione che ha provato vedendo i ricordi della vita del padre adottivo avevano fatto vacillare la sua fede e quindi l'avevano depotenziata nel suo potere. Dopo aver parlato con Ruffy, la fede e la fiducia sono però tornati e ha potuto quindi sviluppare il suo pieno potere nel modo in cui abbiamo visto. Possiamo insomma dire che questo power-up è dato da un'evoluzione psicologica del personaggio di Bonnie,
in quella che è la sua naturale conclusione del suo percorso di evoluzione nell'arco narrativo di Egghead. Ma il potere di Bonnie fa ben più di questo, perché ristabilisce un concetto tematico che il capitolo 1044 aveva rovinato, una cosa che l'introduzione del frutto di Nika aveva proprio distrutto. Mi sembra quindi anche un Eiichiro Oda che cerca di rientrare nei ranghi e di far fronte alle tantissime critiche ricevute proprio in merito all'allontanamento dal nucleo tematico principale, Shonen del Jump, devono per forza di cose avere. Proprio per questioni di linea editoriale, dico, eh. Uno dei punti per me più rilevanti in One Piece è proprio il tema centrale di Battle Shonen, ossia il fatto che chiunque, se ci crede e se si impegna, può diventare ciò che vuole. Goku se si allena può diventare il più forte dell'universo, Naruto se si allena e viene accettato dagli altri può diventare l'Hokage, Midoriya se si allena e diventa il simbolo della speranza può diventare il miglior eroe, Luffy se si allena e se viene seguito dagli altri può diventare il re dei pirati. I traguardi dei protagonisti di Battle Shonen sono sempre subordinati ad impegnarsi, all'avere una grande forza di volontà, al non arrendersi mai, è insomma un espediente narrativo classico di questo tipo di storie. E questo concetto in One Piece c'è sempre stato. Ogni membro della ciurma protagonista esprimeva questo elemento tematico. Uso per fisicamente debole, ma con l'ingegno crea delle armi che lo fanno competere con gente molto più forte. Zoro nasce meno dotato della sua amica, ma si allena e sviluppa la tecnica tre spade per diventare il migliore spadaccino del mondo, credendo poi nel destino e con la forza di volontà piega per esempio la maledizione delle spade Kitetsu. Sanji era il figlio nato male, l'unico senza modifica genetica, ma che allenandosi e mostrando il suo lato umano, alla fine supera in forza i fratelli. Luffy mangia uno di paramiscia più scarsi in assoluto, deve allenarsi per 10 anni per riuscire a padroneggiarne un minimo il potere, pur essendo comunque nato più scarso di Sabo e di Ace e quindi meno dotato di loro. Durante tutto il viaggio della ciurma, da Fuscia fino a Wano, vediamo i protagonisti allenarsi per raggiungere ogni loro traguardo. Non si dà mai per scontato che siano forti perché sì, anzi, però Wano cambia tutto. Luffy in realtà non aveva ingerito un paramiscia, ma a quanto pare lo zoo mitologico più forte e temuto dal governo mondiale. E il frutto lo ha ingerito perché il destino e le profezie dicevano che sarebbe successo, perché il frutto gli è arrivato davanti perché il frutto voleva essere mangiato da Luffy. Zoro in realtà è discendente del dio della spada, piega la volontà delle katana maledette perché è uno Shimotsuki, famiglia nobile di Wano e forgiatrice di lame. Sanji in realtà ha la modifica genetica e la sblocca durante i combattimenti, sia con Queen che con Kizaru, arrivando tra l'altro a fare cose per altri impossibili, tipo deflettere con un calcio un raggio laser. Ed è Kizaru a dirci che quella cosa lì sia impossibile, e Sanji la fa perché gli si attiva la modifica. Insomma, da Wano in poi Oda ha spinto sul fatto che o sei figlio di qualcuno di forte, comunque hai il destino che ti spinge, oppure non puoi realizzare i tuoi sogni. Dopo il 1044, Luffy diventerà l'uomo più libero perché ha il frutto del dio della libertà. Zoro diventerà il miglior spadaccino perché è erede del dio della spada. Sanji è geneticamente potenziato, eccetera, eccetera, eccetera. Addirittura sappiamo che Oda ha in serbo rivelazioni sulla vera famiglia di Nami e su quella di Franky, così come è ancora da scoprire chi è il padre di Nico Robin. Volendo anche parlare degli ex Mugiwara, quindi quelli che hanno viaggiato con loro per un breve tratto di mare, Vivi non è più una semplice principessina che andava salvata, è discendente di Lili e quindi ha la D nel nome. Avete insomma capito cosa intendo. Da Wano Kuni Oda ha rotto il tema del se ti impegni e ci credi diventi chi vuoi, in favore del solo se sei predestinato puoi farcela. Un lettore adolescente di One Piece che vuole, che ne so, fare il medico, invece di proiettare fiducia in sé leggendo la storia di Oda sul Jump, si ritrova a chiedersi se è destinato o meno a farcela. Se per farcela deve essere figlio di un medico o roba simile, ecco. Tornando a Bonnie e al capitolo 1118, Oda con quella scelta di trama inverte questo processo. Bonnie in tal senso incarna l'adolescente che può fare qualunque cosa se ci crede fermamente e diventa come personaggio a questo punto depositario di quel nucleo tematico là. Che sia bello o brutto, sensato o insensato, non parlo di questo. Semplicemente dico che mi sembra chiaro l'intento narrativo di Eiichiro Oda. Vuole recuperare il filone e vuole correggersi agli occhi di chi criticava le scelte attuate da Wano Kuni in avanti. Tornando invece al potere vero e proprio di Bonnie e a come questo funziona, non è da escludere in realtà che lei in effetti possa a sua volta risvegliare il proprio frutto influenzando la mente circostante. Quindi, se al momento trasforma solo se stessa in Nika, non è da escludersi che in futuro possa trasformare l'intera ciurma di Luffy nella ciurma della libertà, nella ciurma della liberazione. Quindi che trasformi tutti in Nika.
Pertanto Bonnie riesce già a creare futuri distorti per i nemici, ha per esempio trasformato Jinbei in un passato distorto e Luffy in un futuro distorto, quando rende Jinbei bambino e Luffy un vecchio praticamente a un passo dalla morte. Può fare un futuro alternativo dove tutti i protagonisti nella guerra finale diventano incarnazioni della massima libertà, diventano incarnazioni di Nika. Ora, io so cosa state pensando, che è un po' sopra le righe, che è un po' assurdo, ma se è vero che Oda disegna non secondo limiti di battleboarding o di logica, ma solo in base a quanto lo divertono certe scene, quindi disegna in funzione della resa visiva della scena, e considerando ciò che abbiamo detto prima, cioè che ultimamente si diverte a rendere canoniche tutte quelle gag che inseriva nell'SBS e che banalmente lo divertivano, allora mi sa che prima o poi vedremo i vari Mugiwara trasformati per un periodo limitato di tempo in versioni risvegliate di Nika. Già che ci sono, ne approfitto di questo spazio finale per dirvi che c'è la promo estiva su Pumping, quella in cui c'è lo sconto del 50% su tutto il catalogo praticamente. Ma proprio tutto, magliette, canotte, costumi, quaderni, calzini, tazze, tutta roba. Inserendo il codice RONIN93 in fase di acquisto riceverete ulteriori vantaggi come le calze scelte in omaggio da inserire prima di arrivare nel carrello e le spese di spedizione gratuita per ordini superiori ai 50 euro. L'offerta in teoria dovrebbe essere valida fino a questo sabato, quindi avete un paio di giorni, ma approfittatene anche perché è già successo che per esempio le maglie di One Piece siano tutte finite, ne hanno rimesse altre di nuovo, quindi hanno rimpinguato il catalogo. Però insomma, se vi interessano le magliette a tema anime e manga, non so se vi conviene aspettare troppo perché stanno veramente volando alla grandissima. E lo capisco, con lo sconto del 50% funziona così. E dai, ci ho detto, fate i bravi, mangiate le verdure e noi ci vediamo o al prossimo video o alla prossima live. Bella a tutti!